Music è la più fresca, la più giovane, la più travolgente emittente televisiva del panorama italiano. È l'unica che si rivolge in modo realmente efficace ai giovani e a chi giovane è dentro. Video Music non è solo intrattenimento. La musica è il mezzo per parlare ai giovani e coinvolgerli nei grandi temi della nostra società. Dalla pace nel mondo, all'ambiente, al razzismo. Ok, abbiamo una telefonata in linea per Cocciante. Pronto? Pronto? Chi sei? Sono Desdemona da Milano. Negli anni, Video Music ha saputo costruire con il suo pubblico un vero e proprio rapporto, fatto di dialogo, scambio di idee. Un rapporto basato sui valori della tolleranza, vero e spontaneo, di amicizia e affetto. Nell'84 Lionel Richie è rimasto con noi tutta la notte per festeggiare la nascita della prima televisione europea di musica non stop 24 ore su 24. Da allora Video Music ha trovato sempre il modo di incontrare il favore del suo pubblico, presentando tutti i generi musicali, dal rap all'heavy metal, e promuovendo la musica italiana a livello nazionale e internazionale. Da dove nasce il successo di Video Music? È presto detto. Nella formula vincente abbiamo dosato logica e intuizione, creatività e tanta, tanta passione. Il cavallo di battaglia di Video Music rimane il suo palinsesto programma. Hotline, 2 ore al giorno con i VJ di Video Music, con giochi, video, special, interviste. On the air e super hit, spazi televisivi condotti con la grinta del mezzo radiofonico. 7 ore al giorno di filo diretto con i nostri ascoltatori. Metropolis, opinioni e musica in diretta dall'universo giovanile, con pillole di giornalismo sociale e culturale. Sting, Lucio Dalla, Elton John, Madonna. Solo quest'anno sono oltre 100 i concerti che hanno regalato al fedele pubblico di Video Music grandi emozioni. Per i palati raffinati che si cibano oltre alla musica di fashion e trend, Blue Night è il loro programma culto. Poi l'informazione. Allo scoccare di ogni ora, World News, creato per noi da Super Channel, la prima TV paneuropea via satellite. Per 3 volte al giorno, Video Music News commenta fatti e avvenimenti. Nelle trasmissioni sponsorizzate, create su misura per i nostri clienti, il prodotto vive nel contesto del programma e si rinnova con una carica di simpatia unita al piacere dello spettacolo. Programmi tutti diversi per esigenze e prodotti più disparati. Rock Contest per Coca-Cola, Brooklyn Top 20, Bella New Wave, Crazy Time per Calippo, Saiva Nuovi VJ, Plastic Time per Assoplastica, Shot, Lion e i Leoni del Rock. Ma parliamo ora di numeri e di indici d'ascolto. Video Music ne esce vincente. Dall'85 a oggi l'audience nel giorno medio è salita vertiginosamente. Da 1.385.000 ascoltatori nell'85 ai 3.150.000 dell'89. Nel secondo trimestre 1991, Video Music ha raggiunto un audience di 6.300.000 individui. Oltre 6 milioni di giovani che si concentrano nel peak time più lungo nella storia della televisione italiana, dalle 15 alle 23, per ben 8 ore al giorno di massimo ascolto. Oltre 6 milioni di giovani adulti che curano il loro aspetto, che ricercano la dolcezza, la freschezza, che tengono alla loro immagine, che si informano, che amano l'indipendenza e la mobilità. Oltre 6 milioni di giovani con la voglia di essere attivi e protagonisti, a cui i clienti di Video Music possono rivolgersi in modo mirato, attraverso la pubblicità o la sponsorizzazione altamente targetizzate. Perché Video Music è il contenitore più intelligente, vivo, mirato e competitivo sul mercato dei mezzi in Italia, con un costo contatto che rende verdi di invidia le altre emittenti televisive nazionali e che è di gran lunga inferiore al mezzo concorrente più agguerrito. Un universo, quello dei giovani adulti, su cui Video Music svetta incontrastato. Vogliamo lasciarvi a modo nostro, in musica e con il pensiero di chi l'ha fondato. Yeah, yeah.